tanto salute a tutti, e mi ritrovo a distanza di 5 anni a intervenire al congresso sostanzialmente per dire alcune cose e per ribadirle. Però quando succede questo, vuol dire che in 5 anni non è che si siano fatti molti passi avanti. Infatti voglio esprimere qui, a differenza dei discorsi che ho sentito anche stamattina, enfatici, barricaderi, con le bandiere al vento, io voglio esprimere invece una seria preoccupazione sullo stato di salute di questa organizzazione, sulla sua incapacità sostanziale di dare risposta ai bisogni che si esprimono nel mondo del lavoro in Sardegna, in particolare alla sua incapacità in 20 anni di esistenza di rappresentarne in modo significativo le istanze. Perché se facciamo il rapporto tra quella che è la consistenza del mondo del lavoro in Sardegna e la nostra capacità di organizzare i lavoratori, devo dire che in 20 anni abbiamo fatto ben poco. Mi ci metto anch'io, ovviamente. Le ragioni sono sia di natura soggettiva, carenze nostre, di tutti quanti, nell'interpretare i bisogni del mondo del lavoro Sardegna, e carenze oggettive, una caduta ad esempio di attenzione, una perdita di, diciamo così, dell'attenzione identitaria che va caratterizzato la metà degli anni Ottanta, una crisi in sostanza del sardismo. Ma non è solo questo, io mi posso fermare sugli aspetti in cui noi possiamo incidere, poi le condizioni oggettive sono quelle che ci dettano altri. Beh, quando si ha un progetto in testa, quando si vuole ottenere un risultato, si parte dalla situazione data, si individua nell'arco di un tempo limitato un obiettivo e su quello si lavora. Si lavora in base agli strumenti e ai mezzi che si mettono in campo. Se l'obiettivo è quello di dare ai lavoratori sardi un sindacato che abbia le proprie solide radici sull'identità nazionale, bisogna capire che nella società questa identità nazionale deve essere larga e diffusa, il che non è, perché se lo chiedete a Lilliu, se lo chiedete a Bacchisio Bandino, se lo chiedete a chi queste cose le studia anche per professione, vi dice che la Sardegna è una nazione mancata, è un dibattito aperto, sono venute che ve lo stia a dire qui, lo conoscete benissimo. Ma quello che soprattutto manca, non so se l'avete seguito con attenzione, è quello che Bacchisio Bandino ci ha detto, perché non lo ha detto a Montagnole, lo ha detto alla CSS. Quali sono i soggetti sociali oggi in Sardegna che sono in grado e che ne hanno come, diciamo così, tendenza oggettiva nelle proprie condizioni di vita, sono in grado oggi di portare avanti un processo antagonista di riscatto dell'isola? Quando ha parlato del cameriere della Costa Smeralda, dell'Aga Khan, ci ha detto quello. Noi abbiamo fatto abbiamo un quadro, un'indagine, una conoscenza di quali sono questi soggetti antagonistici e quelli che sono invece in grado oggi di costruire un processo autogestito e di accumulazione endogena di capitale che ci permetta di uscire dalla condizione di crisi attuale? No, non ce l'abbiamo. Non solo non ce l'abbiamo, ma facciamo appunto anche finta di averlo e stiamo qui a raccontarci frottole, signori. Ne ho le tasche piene, non ce l'ho con voi, ce l'ho con me stesso, per carirci. Ed è una situazione che io ritengo ormai intollerabile. La mancanza di progettualità, che significa questo? Tempi, modi, mezzi e strumenti per ottenere il risultato. La faccio breve, non tolgo altro tempo agli altri oratori. È per questa ragione però che io quindi non ho voluto partecipare alla commissione che doveva elaborare il documento politico, non sono disponibile a ricoprire incarichi in nessuno degli organismi nazionali, chiamiamoli così, anche perché sinceramente il piano dell'organizzazione è uno degli aspetti che ha funzionato peggio in questo sindacato. Per organizzazione si intende la segreteria di cui facevo parte, quindi io sono responsabile quanto gli altri, la direzione e i livelli confederali. Hanno funzionato, così si dice, abbastanza bene, i livelli categoriali. E le proposte che sentivo prima fatte da Gian Piero Marras,
con cui spesso sono in disaccordo, non fanno altro che frantumare l'organizzazione. Mi deve spiegare come è possibile creare confederalità quando ognuno va per i fatti propri, quando uno si va a confederarsi con una e uno con l'altra organizzazione di categoria. Ma quando mai riusciamo noi a ricostruire un discorso o un pensiero unitario? Dicevo, è per questo che io intendo continuare la mia attività nella realtà territoriale di Carbonia, dove abbiamo un radicamento, dove da tempo che abbiamo avviato alcune battaglie, su quelle battaglie intendo continuare, potrò seguire gli aspetti anche diciamo di tipo amministrativo di quel settore, in attesa di vedere una schiarita, di capire un po', però mi ritiro in sostanza a vita privata e aspetto che dei discorsi molto infuocati che ho sentito qua dentro, da parte di molti delegati che mi hanno preceduto, ci sia un contributo, ma un contributo fattivo giorno per giorno nelle sedi sindacali, non l'intervento una volta ogni 5 anni al congresso. Questo lo devo dire, perché siamo sinceri, la situazione di Nuoro, la situazione di Sassari, la situazione di Oristano e la situazione di Cagliari non è molto brillante, tutt'altro. Per cui non veniamo qui a raccontare cose che non esistono, perché adesso ce lo possiamo dire, pensiamo tra di noi, in sostanza. Ecco, questo un po' è quello che mi sentivo di dire. In attesa di una pausa, mi prendo una pausa di riflessione, più o meno lunga, dipenderà anche dai risultati anche di stasera, ma non solo, anche dei mesi successivi. Grazie. Thank you.